Fabrizio Porconi a mmamania.it. Siamo qui all'evento Resa dei Conti a Livorno. Siamo qui con il vincitore del primo match di MMA Pro, nonché vincitore del titolo del circuito Elite della FIKP BMS, Davide Baneschi. Allora Davide, è stato un match, per quanto combattuto, anche abbastanza veloce. Avete passato gran parte delle prime fasi del primo round in piedi e poi sei andato subito a terra, sì. Hai lavorato benissimo dalla schiena a terra e hai vinto per armlock, sì. Giusto? Ok. Conoscevi l'avversario, il tuo avversario? Diciamo che l'avevo conosciuto attraverso dei video, so che l'ultimo match aveva tirato con Jonathan Genzini, un ragazzo che comunque conosco bene, mi ci sono allenato, mi aveva detto che era molto forte sulla parte, diciamo, greco-romana libera, quindi il piede era stabile. In terra aveva un po' delle pecche, un buon striker, e allora ho deciso di adottare, insomma, la parte che mi è più congeniale, la lotta. Uno slam è stato un po' complice della leva, fortunatamente per me, sfortunatamente per lui. E niente, ho vinto, sono contento. Il tuo avversario sembrava comunque muoversi bene anche a terra, cercava di sfuggire alle tue leve. Quanto della tua parte dell'allenamento è stata dedicata a quella parte, cioè essere attivo schiena a terra? No, diciamo che in palestra con Massi non è che, cioè non abbiamo adottato una strategia di alleniamo quella. Noi ci alleniamo a 360 gradi, cioè Massi, il Pasta, il Pedro, Simone, Valerio, cioè sono tutti maestri validissimi, non vorrei scordare nessuno, comunque compagni di squadra ugualmente, tutti ragazzi con esperienza, vieni di Italia a 360 gradi, e quindi diciamo sei abbastanza preparato a trovare chiunque, poi a seconda di chi c'è davanti, in fase pre-match decidi che tattica adottare. Massi è stato molto chiaro, Simo Cangialosi uguale, e è andata bene come dicevano loro, sono contento. Quando ascolti l'angolo va sempre bene. Hai già in mente per caso quando e con chi ti piacerebbe difendere questo titolo? Senti, ora no, sinceramente non lo so. Penserei al 7 giugno che combatta a Zurigo in Svizzera. L'avversario è tosto e quindi penso a quello. Sinceramente ho combattuto 2 settimane fa sempre in Svizzera, ho vinto patendo tanto perché comunque loro lavorano tanto sul taglio del peso, ho fatto un avversario, non dico 10 kg ma 8 kg buoni più di me, so che mi aspetterà un'altra mazzata del genere, quindi penso a quello, poi il resto viene dopo, viene da sé, ora no, un pezzo alla volta si dice, no? Esatto. E poi si fa tutta la scala, ci vuole tempo. Beh, allora complimenti per questa catena di impegni consecutivi e ti lascio ringraziare chiunque ti ha aiutato per questo specifico match e immagino per tutti gli altri che verranno. Ringrazio ovviamente la scuola Rendochi, maestri, tutti i maestri e tutti i ragazzi che combattono e si allenano con noi, agonisti, amatori, chiunque, cioè la mano di chiunque è indispensabile. E quindi ringrazio tutti, ovviamente tutti gli amici che mi hanno seguito dal Cesena, perché io sono di Livorno e bene così. Complimenti. Grazie.